Un vecchio monaco giaceva sul letto di morte e disse al suo successore, un giovane, di ricordare una cosa: non permettere mai a un gatto di entrare nella tua vita. Poi morì. Una grande folla si era radunata per ascoltare l'ultima dichiarazione di questo grande monaco. Tutti rimasero sorpresi ad ascoltare le sue ultime parole. Anche il successore fu molto sorpreso e si chiese: «Perché dovrei introdurre un gatto nella mia vita?» Comunque, successivamente cremarono il loro maestro con tutti i rituali. Ma il monaco successore stava ancora pensando all'ultima affermazione del vecchio monaco. C'era anche un altro vecchio monaco nel monastero, il quale era stato con il suo maestro per molti anni e aveva visto la vita del suo maestro molto da vicino. Non poteva essere scelto come successore perché era molto vecchio e stava per morire. Non appena vide il giovane monaco perso nei suoi pensieri, andò da lui e gli chiese il motivo della sua preoccupazione. Il giovane monaco spiegò il motivo della sua preoccupazione. Il vecchio monaco disse: «Mio caro amico, non sai che c'è una lunga storia dietro?» Poi raccontò tutta la storia al giovane monaco. La storia raccontava di quando il loro maestro rinunciò a sua moglie, ai figli e alla sua casa e andò nella giungla. Viveva vicino a un piccolo villaggio e andava spesso al villaggio per elemosinare il cibo. Gli abitanti del villaggio erano felici di avere un monaco, così costruirono per lui una piccola casetta di bambù. Il monaco possedeva solo due abiti da indossare, ma sorsero problemi quando alcuni topi entrarono in casa e cominciarono a rosicchiare i vestiti. Il monaco si trovò in grande difficoltà, poiché aveva solo due abiti e presto sarebbero stati distrutti. Così chiese agli abitanti del villaggio cosa fare. Un abitante suggerì: «Perché non tenete un gatto? Terrà lontani i topi!» Fu una soluzione perfetta. Quindi gli abitanti del villaggio gli diedero un gatto, il quale teneva lontani i topi dal suo cottage. Prima di continuare con il racconto, ricordati di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Assicurati di attivare la campanellina per non perderti altri contenuti come questo. Tuttavia, sorse un nuovo problema: dover nutrire il gatto. Il monaco dovette andare più volte al villaggio per chiedere un po' di latte per il gatto. Chiese nuovamente agli abitanti del villaggio e uno di loro suggerì: «Questo è un piccolo villaggio. La cosa migliore da fare è tenere una mucca. Possiamo darti una buona mucca e diventerai molto indipendente, avendo abbastanza latte per te e il tuo gatto». Il monaco trovò giusta questa proposta, quindi gli abitanti del villaggio gli diedero una bellissima mucca. Tuttavia sorse un nuovo problema. La mucca aveva bisogno di cibo e di qualcuno che si prendesse cura di lei. Così ogni giorno il monaco dovette andare al villaggio a elemosinare l'erba. Gli abitanti del villaggio trovarono questa situazione ingiusta per un grande monaco e suggerirono un'ulteriore soluzione: convincere una donna vedova del villaggio a prendersi cura della mucca e del gatto. La donna accettò e così iniziarono a coltivare il raccolto vicino alla loro casa. Col tempo, il monaco e la donna iniziarono a lavorare insieme e si innamorarono l'uno dell'altro. La donna rimase incinta e un bambino arrivò nella loro vita. Ma un giorno, il monaco si rese conto di ciò che aveva lasciato alle spalle, la sua famiglia, rinunciando alla vita familiare. Ecco perché il vecchio monaco gli ricordò di non tenere un gatto nella sua vita. Il significato del gatto era che non bisognava ricevere troppe influenze, poiché lentamente e inavvertitamente avrebbero preso il controllo. L'analogia fu estesa alla vita quotidiana, suggerendo che concedere alla mente di perseguire abitudini negative potrebbe condurre a una dipendenza distruttiva. La storia sottolinea l'importanza di fare scelte consapevoli e resistere alle tentazioni che possono portare a conseguenze indesiderate. Conoscevi già questa storia o altre storie simili? Faccelo sapere con un commento. La tua storia potrebbe essere di grande ispirazione per qualcuno. Atteggiamento e potere. Chiunque abbia imparato ad ottenere queste due cose nella vita, nessuno può impedirgli di governare in questo mondo. Potresti aver sentito un detto che dice che l'atteggiamento determina l'altitudine.
Se vuoi vincere e governare in questo mondo, questi 6 atteggiamenti misteriosi devono essere in te. Ti dirò in questo video quali di questi 6 atteggiamenti hai già in te e perché. È davvero possibile conquistare il mondo? È davvero possibile ottenere qualcosa di grande che desidero? Proprio come tutti noi vogliamo essere rispettati ovunque ci troviamo. Vogliamo tutti avere innumerevoli soldi e potere. Vogliamo tutti avere un atteggiamento. Se no, allora perché? Se sì, allora come? Condividerò 6 atteggiamenti che ho studiato osservando le personalità e la mentalità di 6 personaggi potenti delle serie web più potenti di Netflix. Sulla base di questo, ti parlerò di questi 6 atteggiamenti che da oggi in poi non ti faranno mai sentire ignorato ovunque tu vada. Quindi, iniziamo e adottiamo questo atteggiamento con cui chiunque può conquistare il mondo se vuole. Numero 1. Sii privo di emozioni. Non diventare mai emotivo. Una persona emotiva sarà giudicata come un cane in quest'epoca. Una persona emotiva soffrirà molto dolore e passerà la maggior parte del suo tempo a dimostrare la sua espressione, mostrando il suo dolore alle persone. Potresti aver sentito dire che un uomo emotivo verrà usato dalle persone, sarà debole interiormente. Una persona emotiva non può guidare o governare, non può diventare il re. Ad esempio, se un leone diventasse emotivo mentre in festa, non diventerebbe mai il re della giungla. Se mai desideri vederti in una posizione importante nella vita, quindi prima di tutto inizia a renderti privo di emozioni. In questo momento è la tua mente più spesso diventi emotivo. Più la tua mente sarà distratta e più ti distrai, più diventi vulnerabile e alla fine perderai la battaglia. Sarai un perdente, perderai la tua visione. Ecco perché ti sto dicendo che impara a sviluppare una natura emotiva dentro di te e sii forte dentro. Se sei un padre o una madre, fallo se vuoi rendere i tuoi figli sicuri o forti. Come disse una volta Jordan Peterson, se vuoi avere successo, devi essere intelligente e soprattutto al top all'interno. Una persona emotiva sarà giudicata come si giudica un cane e una persona priva di emozioni sarà giudicata come un leone perché un cane passa la maggior parte del suo tempo ad abbaiare, ma poi a nessuno importa. La gente non li prende mai sul serio, non li apprezza né li ascolta mai. Un leone invece resta in silenzio e ruggisce poche volte. Ma quando ruggisce, tutti si allertano, tutti prestano attenzione. È un animale dalla natura dura, privo di emozioni, quindi sii come lui. Solo una persona dal cuore duro diventa il re della giungla. Più diventi duro e forte dall'interno, le persone inizieranno a prestarti attenzione, ti rispetteranno. Numero 2. Devi essere testardo. Testardo significa diventare mentalmente superiore e cercare di superare i propri limiti. È un potente atteggiamento che devi creare in te. Quando sei testardo, farai tutto il necessario per realizzare i tuoi sogni. Se devi svegliarti la mattina presto e non hai voglia di farlo, allora lo farai comunque. Se devi andare a correre e non hai voglia di farlo, allora lo farai. Se devi studiare per 8 ore al giorno e non hai voglia di studiare, allora lo farai comunque. C'è qualcosa che non ti senti di fare ogni giorno? Sii testardo! Non ascoltare la tua mente. Diventare testardo non è facile, sai perché? La maggior parte delle persone passa tutta la vita vivendo la vita ordinaria perché ha paura di pensare in grande. Non hanno mai avuto un atteggiamento testardo. Sentono esitazione a scegliere un percorso diverso. D'altra parte, le persone testarde non hanno paura di pensare in grande. Fanno tutto il necessario per raggiungere la grandezza. Rimangono sempre ambiziose e testarde, proprio come Thomas Shelby in Peaky Blinders. È calmo, ma è ostinato. Sbircia dentro se vuole qualcosa, poi fa un piano per ottenerlo e fa tutto quello che è necessario per ottenere quella cosa. Se sei uno studente e vuoi trovare un lavoro, o se vuoi vincere una partita, o se vuoi essere un medico, un avvocato o un insegnante, chiunque tu sia, realizza i tuoi sogni. È la tua testardaggine che, ogni volta che nasce in te, non sei più una persona comune, diventi un guerriero.
combatterai per i tuoi sogni. Numero 3. Ottimizza sempre tutto. Pensa a 4 passi avanti. Mentre guardavo La casa di carta per la prima volta, il professore è diventato il mio idolo. Una cosa è importante in lui. È molto intelligente, Una persona che disegna in anticipo tutti i problemi imminenti e tiene pronta la soluzione. Se sogni di conquistare il mondo, se sogni di realizzare qualcosa di grande che ti sembra impossibile in questo momento, ricorda sempre che ci saranno molti problemi e sfide sulla tua strada. E se vuoi vincere o raggiungere la tua destinazione, immagina in anticipo tutte le sfide che possono incontrarti sulla tua strada. Pensa sempre qualche passo avanti nella tua vita. Se non impari a farlo, sarai un fallimento, perderai. Ricorda ciò che ha detto il professore. Questa è la guerra, agisci di conseguenza. Numero 4. Credi in Dio. È un altro atteggiamento più potente di cui avrai bisogno nella tua vita. Un uomo che ha fede in Dio è così forte dall'interno. Se stai camminando sulla via della grandezza, ci saranno situazioni che possono renderti negativo. Ci saranno persone negative che cercheranno di avvelenare la tua mente. Ci saranno sfide, momenti difficili che cercheranno di spezzarti. E in quei momenti potresti perdere la fiducia in te. È facile credere che quando le cose stanno andando per il verso sbagliato, stiamo ottenendo buone pause e la nostra salute sta migliorando, stiamo ottenendo ciò su cui stai lavorando. Non ci vuole molta fede. Ma la prova arriva quando non vedi alcun segno che i tuoi sogni si stanno avverando, quando non vedi alcuna speranza. Stai lavorando sodo, ma le porte non ti si stanno aprendo. In quel momento hai bisogno di Dio. Come disse una volta Joel Osteen, credo che se mantieni la tua fede, mantieni la fiducia, mantieni l'atteggiamento giusto, se sei grato, vedrai Dio aprirti nuove porte. Guarda, non tutto è nelle tue mani. Puoi semplicemente impegnarti o lavorare, questo è ciò che puoi fare. Ma ci sarà un momento in cui inizierai a perdere la speranza. Potresti spezzarti dentro. Ma questa fede in Dio ti darà la forza. Lavora duro e confida in Dio. Tutto il resto andrà avanti con il tempo automaticamente. Sono sicuro di una cosa. Una persona che crede in Dio non si arrende mai nella vita. Ha molto potere positivo dentro di sé di cui ha bisogno per andare avanti nella vita. La fede è qualcosa che ti darà forza. E questo potere ti renderà felice. E la felicità ti darà energia per lavorare. Numero 5. Resta in silenzio. Thomas Shelby disse una volta: non dare mai per scontato che il chiasso sia forte e il silenzio sia debole. Le tempeste più feroci si alzano dai mari più calmi. Questa lezione l'ho imparata dalla serie web intitolata Alice in Borderland. Stavo guardando questa serie e sono diventato un fan del personaggio chiamato Kesa. Kesa è un collezionista calmo, una persona estremamente intelligente. Lo stavo osservando come rimane così calmo e in situazioni pericolose nel gioco, come vince ogni partita con il suo atteggiamento silenzioso. Se stai inseguendo qualcosa di grande nella vita, impara a mantenere la calma e il silenzio. È l'atteggiamento più potente. Se non hai guardato la serie, allora guardala. Capirai e imparerai da lui molte lezioni e saprai che la maggior parte delle persone non controlla le emozioni. Rivelano tutto quando ottengono un piccolo successo e diventano nervose o esitanti quando affrontano situazioni sconosciute. Iniziano a chiacchierare in fretta. Perdono il controllo sulla mente. Impara a controllarti nei momenti buoni e anche in quelli cattivi. Stai calmo e se sei forte, perché una volta che diventi calmo, diventi impavido. Quando diventi impavido, non ti interessa nulla. Ti concentri sul tuo obiettivo, mantieni e ti muovi velocemente. Come disse una volta James Allen, l'autocontrollo è una forza, il pensiero giusto è maestria e la calma è potere. Numero 6. Appari forte. Sun Tzu disse una volta, apparire debole quando sei forte e forte quando sei debole. Non importa cosa provi, non apparire mai debole, apparire sempre forte.
Le persone ricordano sempre la prima impressione o appaiono quando si tratta di fare una buona prima impressione. Il linguaggio del corpo può parlare spesso più forte delle parole. Usa il linguaggio del corpo per trasmettere la giusta sicurezza e sicurezza di te. Stai in piedi, sorridi, fai contatto visivo, saluta con la mano. Come Thomas Shelby in Peaky Blinders o Jack Sparrow, dei Pirati dei Caraibi. Potresti averli visti in un film. Anche se non si sentono sicuri di sé, sono pieni di risorse e non lasciano passare i segnali di paura. È più il loro manierismo esteriore che li fa sembrare estremamente sicuri. Quindi dovresti fare lo stesso. E ti prometto che se lo farai, se segui questi sei atteggiamenti nella tua vita, allora non sarai più la stessa persona. Te lo prometto. Le persone non ti ignoreranno, ti rispetteranno, ti seguiranno, ti ascolteranno. E tu hai mai tratto ispirazione dal protagonista di un film? Fammelo sapere nei commenti! In un pittoresco villaggio incastonato tra dolci colline c'era un giovane di nome Giuseppe. Un ragazzo curioso, spesso impegnato nella ricerca di nuove avventure. In un radioso giorno di sole, durante una delle sue esplorazioni, Giuseppe si imbatté in un melo diverso dagli altri. I suoi rami si protendevano come se volessero abbracciare l'intero mondo e le foglie brillavano sotto la luce del sole. Immediatamente affascinato, Giuseppe si avvicinò all'albero e colse delicatamente una mela matura. Quando ne assaggiò il sapore, provò un'inspiegabile connessione con l'albero, come se custodisse un segreto che aspettava solo di essere condiviso. Nei giorni successivi, il legame di Giuseppe con il melo si approfondì. Si dondolava tra i robusti rami, assaporava le dolci mele, creava ghirlande con le foglie vibranti e si immaginava come il sovrano della foresta. Ogni visita all'albero portava con sé una sensazione di pace e felicità, un rifugio che non poteva trovare altrove. Tuttavia, con il passare delle stagioni, la vita di Giuseppe subì cambiamenti. Invecchiò, nuove amicizie nacquero e si dedicò a nuovi hobby, ma il ricordo del melo rimase sempre presente nella sua mente. Nonostante le sue visite diventassero sempre più sporadiche, il legame tra Giuseppe e l'albero era puro, genuino e forte. Tuttavia, un giorno fatidico, durante una visita carica di dolore, l'albero percepì un cambiamento nel comportamento di Giuseppe. «Che cosa ti turba, caro amico?» chiese l'albero preoccupato. «Perché i nostri giochi sono cessati? Perché non ti dondoli più dai miei rami?» Con una sfumatura di tristezza nella voce, Giuseppe condivise la sua situazione. «Ho bisogno di denaro», confessò. L'albero, con il cuore pesante e una profonda empatia, suggerì: «Prendi le mie mele, vendile, e forse potrai tornare ai nostri giorni gioviali». L'albero sapeva di cedere una parte di sé, ma il desiderio di alleviare i problemi del suo amico superò ogni esitazione. Le radici dell'albero, saldamente piantate nella terra, erano impregnate di amore e compassione per Giuseppe. Quest'ultimo vendette tutte le mele, ma il suo legame con il melo si affievolì con il tempo. Nuove amicizie e impegni gli impedirono di tornare regolarmente. Anni dopo, Giuseppe ritornò, ma questa volta con una lamentela diversa. «Sono stanco di tutto», confessò. «Ho bisogno di una barca per navigare in un posto lontano». L'albero, ancora una volta, offrì la soluzione. «Taglia i miei rami e costruisci la casa che vuoi. Troverai di nuovo la felicità». Prima di continuare con il video, ricordati di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Assicurati di attivare la campanellina per non perderti altri contenuti come questo. Il sacrificio dell'albero era una testimonianza della profondità del suo amore per Giuseppe. Tuttavia, dopo aver costruito la sua casa, Giuseppe si sposò, fondò una famiglia e si dimenticò gradualmente del melo. Anni dopo, Giuseppe tornò con una nuova richiesta, ma questa volta l'albero, ancora segnato dal passato, esitò. Giuseppe, spinto dai suoi desideri, tagliò senza pietà i rami dell'albero per costruire una barca. Se ne andò, lasciando dietro di sé una scia di tristezza inespressa. Passarono gli anni
e dove una volta c'era il melo, rimase solo un ceppo abbandonato. La fauna selvatica vi si riposava di tanto in tanto. Il ceppo portava il peso della sua solitudine e del suo dolore, testimoniando il tradimento subito. Ma un giorno, un piccolo germoglio verde emerse dal ceppo, un timido segno di vita e speranza. Lentamente, il germoglio cresceva, trasformandosi in un nuovo, vibrante melo. Un giorno, un bambino si avvicinò e chiese all'albero se voleva essere suo amico. L'albero, ancora segnato dalle ferite del passato, esitò. Ma una nuova possibilità di amicizia cominciò a sbocciare in mezzo alla desolazione. La storia dell'albero di mele costituisce una potente lezione sulla preziosità dell'amicizia e sugli effetti deleteri del maltrattamento. Ci invita a guardare al di là delle apparenze e a comprendere le complessità che caratterizzano il percorso di una persona, inclusi i suoi trascorsi legati all'amicizia. L'amicizia, nella sua forma più autentica, rappresenta un tesoro capace di donare immensa gioia, supporto e compagnia alla nostra vita. Tuttavia, come evidenzia la storia, la bellezza di un'amicizia sincera può essere offuscata da coloro che la sfruttano per il proprio tornaconto, minando la fiducia altrui in questo concetto. Quando ci troviamo di fronte a una persona priva di amici, è cruciale evitare giudizi affrettati, poiché potrebbe portare con sé le ferite di tradimenti passati o esperienze in cui la fiducia è stata infranta. La tristezza dell'isolamento spesso nasconde una storia più profonda di dolore, rifiuto o sfiducia. Offrendo comprensione e gentilezza, possiamo tendere una mano per aiutare qualcuno a ricostruire la propria fiducia nell'amicizia. È possibile che abbiate svolto un ruolo simile a quello dell'albero di mele nella vita di qualcuno, fornendo sostegno, ascolto o offrendo una mano a chi aveva perso fiducia nell'amicizia. Comprendete, così, l'impatto profondo che un legame autentico può avere sulla vita di qualcuno. Riflettendo su questa storia, prendete in considerazione le amicizie coltivate e quelle sfuggite, valutando il significato della vera amicizia, l'importanza di coltivarla e proteggerla, nonché la responsabilità comune di preservarla come fonte di positività e fiducia nella vita di ognuno. Avete mai affrontato situazioni in cui le ferite del passato hanno causato una perdita di fiducia nell'amicizia, sia nella vostra vita che in quella degli altri? Come avete gestito queste sfide e quali insegnamenti avete tratto lungo il percorso? C'era una volta un giovane di nome Rahul, una persona brillante e ambiziosa che lavorava sempre duramente per raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia aveva un punto debole, amava parlare. Rahul era noto per la sua lingua arguta e la sua capacità di persuadere le persone con le sue parole. Un giorno Rahul decise di cercare la saggezza di Buddha, il grande leader spirituale. Viaggiò a lungo per incontrare Buddha e chiese la sua guida. Quando Rahul finalmente incontrò Buddha, gli chiese: «Grande Buddha, per favore, insegnami come diventare saggio come te». Buddha sorrise e disse che per diventare saggio bisogna imparare prima quando tacere. Rahul era confuso, ma Buddha spiegò che ci sono due situazioni nella vita in cui è importante stare in silenzio. La prima è quando sei arrabbiato, poiché le tue parole possono aggiungere benzina al fuoco. Devi imparare a stare in silenzio e lasciare che la tua rabbia si dissipi prima di parlare. Rahul annuì in accordo. Buddha continuò dicendo che la seconda situazione è quando qualcun altro è arrabbiato. In quel momento le parole cadono nel vuoto e devi imparare a tacere e aspettare finché le altre persone non sono pronte ad ascoltare. Rahul rimase colpito dalle parole di Buddha e decise di restare con lui per imparare. Nei mesi successivi, Rahul imparò molto da Buddha. Scoprì la meditazione per calmare la mente, imparò a vedere il mondo con compassione ed empatia e a essere consapevole e presente in ogni momento. Un giorno, Rahul si trovava nella foresta quando udì un trambusto. Vide un uomo arrabbiato attorniato da persone. Ricordandosi delle parole di Buddha, Rahul decise di tacere. Guardò l'uomo arrabbiato senza dire nulla, aspettando pazientemente che la rabbia si dissolvesse. Dopo qualche minuto, l'uomo si calmò e chiese a Rahul perché non avesse detto niente.
Raoul rispose: «Sapevo che la tua rabbia annebbiava la tua mente e non volevo dire nulla che potesse peggiorare la situazione». L'uomo fu colto di sorpresa e mostrò rispetto per la saggezza di Raoul. Prima di continuare con il video, ricordati di mettere «mi piace» a questo video e di iscriverti al canale. Assicurati di attivare la campanellina per non perderti altri contenuti come questo. Da quel giorno in poi, Raoul divenne noto come una persona saggia e rispettata nella sua comunità. Usava le sue parole con attenzione, parlava solo quando aveva qualcosa di prezioso da dire e la gente veniva da lui per consigli e suggerimenti. Gli anni passarono e Raoul invecchiò. Un giorno decise di visitare nuovamente Buddha. Quando arrivò al tempio di Buddha, vide molte persone radunate per ascoltare il suo discorso. Raoul si sedette tra la folla e ascoltò mentre Buddha parlava dell'importanza della consapevolezza e della compassione. Alla fine del discorso, Raoul si avvicinò a Buddha e si inchinò rispettosamente. Buddha, con un sorriso, disse: «Bentornato, mio caro amico! È bello rivederti!» Raoul ricambiò il sorriso e ringraziò Buddha per avergli insegnato la saggezza di stare in silenzio nelle due situazioni. Affermò che questo insegnamento aveva cambiato la sua vita e l'aveva reso una persona migliore. Buddha annuì comprensivo e disse: «Sono felice di saperlo, amico mio, ma ricorda che la saggezza viene da dentro di te. Ti ho solo mostrato il modo». Raoul si inchinò rispettosamente e capì che la saggezza era un percorso interiore. Raoul ringraziò ancora Buddha per la guida ricevuta, promettendo di condividere la saggezza acquisita con gli altri. Raoul trascorse il resto dei suoi giorni insegnando agli altri la lezione di stare in silenzio in quelle due situazioni. Quando Raoul morì, la sua eredità visse nei suoi insegnamenti. Le sue parole ispirarono molte persone a vivere una vita più consapevole e compassionevole. La sua lezione di stare in silenzio nelle situazioni appropriate, insegnata da Buddha, divenne un principio guida per molte persone in tutto il mondo. Cosa ne pensi di questo insegnamento? Fammelo sapere nei commenti. Una volta, in un remoto ashram, un giovane discepolo viveva sotto la guida di un guru rinomato. Questo discepolo, sebbene devoto e diligente nelle pratiche spirituali, aveva un'abitudine che lo turbava profondamente. Parlava in modo eccessivo e impulsivo. Ogni volta che incontrava qualcuno, si sentiva in dovere di condividere le sue opinioni su di loro con gli altri, senza riguardo per il momento o la situazione. Che fosse chiesto o meno, avrebbe espresso il suo giudizio su ogni aspetto della vita, dalle azioni delle persone all'organizzazione delle attività nell'ashram. Questa tendenza lo portava a pontificare sulle azioni e le scelte degli altri studenti e insegnanti dell'ashram, spesso senza conoscere appieno le circostanze o le motivazioni dietro di esse. Il suo incessante bisbigliare dietro le spalle degli altri lo aveva reso un emarginato, non solo tra gli studenti, ma anche tra gli insegnanti. Nonostante i suoi buoni propositi, i suoi tentativi di aiutare gli altri con consigli indesiderati finivano per isolarlo ulteriormente. I suoi amici più stretti, vedendo le conseguenze delle sue parole senza filtro, iniziarono a evitare la sua compagnia. Anche gli altri discepoli dell'ashram si permettevano di deriderlo alle sue spalle, riducendolo a oggetto di scherno per la sua mancanza di autocontrollo e discernimento. Così, tormentato dall'isolamento e dal rifiuto che le sue parole imprudenti gli avevano procurato, il discepolo si rivolse al suo guru in cerca di aiuto. Con umiltà, confessò la sua lotta interiore e chiese consiglio per liberarsi da questa abitudine dannosa. Il guru, con la sua solita saggezza e compassione, ascoltò il racconto del discepolo con attenzione. Poi, con un sorriso gentile, disse: «Figlio mio, il problema non è solo parlare troppo, ma il tuo atteggiamento verso la conoscenza e gli altri. La vera saggezza risiede nella consapevolezza delle proprie limitazioni e nell'umiltà di imparare dagli altri». Il guru quindi prese il discepolo sotto la sua guida, insegnandogli l'importanza di ascoltare con attenzione,
senza giudicare né offrire consigli non richiesti. Gli insegnò che il silenzio può essere più eloquente delle parole e che la parola saggia è come una perla preziosa emessa solo quando opportuno. Insieme, il guru e il discepolo esplorarono le 5 occasioni in cui è preferibile rimanere in silenzio, approfondendo ogni situazione e apprendendo le lezioni pertinenti, quando le parole potrebbero ferire invece di guarire. Il discepolo imparò che il potere delle parole non risiede solo nel loro significato letterale, ma anche nell'impatto emotivo che possono avere sugli altri. Il guru Jai insegnò l'importanza di riflettere attentamente prima di parlare, valutando se le proprie parole avrebbero portato sollievo o dolore a coloro che le avrebbero ascoltate. Quando si ha una conoscenza insufficiente sull'argomento, il guru guidò il discepolo nel comprendere che la parola sagge è quella pronunciata con consapevolezza e conoscenza. Gli insegnò che è meglio rimanere in silenzio piuttosto che parlare superficialmente o con presunzione su un argomento di cui non si ha una comprensione completa. Quando si è testimoni di ingiustizia o malignità, il discepolo apprese che il silenzio può essere un atto di resistenza contro l'ingiustizia e la cattiveria. Il guru Gai Li insegnò che talvolta è meglio non partecipare a conversazioni negative o dannose, ma piuttosto opporsi a esse attraverso l'azione o il rifiuto di partecipare. Quando si è oggetto di rabbia o odio, il guru guidò il discepolo nel comprendere che la vera forza risiede nella calma e nella gentilezza, anche di fronte all'ostilità degli altri. Gli insegnò che rispondere alla rabbia con la gentilezza può spezzare il ciclo di negatività e promuovere la comprensione e la riconciliazione. Quando qualcuno condivide una parte vulnerabile della propria vita, il discepolo imparò che l'ascolto empatico è una forma potente di compassione e sostegno. Il guru l'insegnò che il momento in cui qualcuno si apre e condivide la propria vulnerabilità è sacro e che è fondamentale offrire il proprio ascolto senza giudizio né consigli, ma solo con amore e comprensione. Insieme, queste lezioni insegnarono al discepolo l'importanza del silenzio consapevole e della comunicazione compassionevole, arricchendo così il suo cammino spirituale e la sua capacità di relazionarsi con gli altri. Con il tempo e la pratica, il discepolo cominciò a vedere i frutti di queste lezioni nella sua vita quotidiana. La sua lingua, una volta indomabile, divenne più controllata e misurata. Imparò ad apprezzare il potere del silenzio e a usare le parole con saggezza e compassione. Infine, con gratitudine nel cuore, il discepolo ringraziò il suo guru per avergli mostrato la via verso una comunicazione più consapevole e una vita più significativa. E così, con un nuovo impegno nel cuore, proseguì nel suo cammino spirituale, consapevole che la vera saggezza non sta nel parlare, ma nell'ascoltare e nel comprendere. Cosa ne pensi di questi insegnamenti? Fammelo sapere nei commenti. Ti auguro di vivere in pace per sempre e ti aspetto sempre qui sul canale Il Segreto del Samadhi. A presto!